è una missione, un volontariato che si esprime nelle zone più lontane del nostro mondo, anche in quelle più delicate, in tante circostanze anche le più pericolose. C'è un volontariato altrettanto appassionato, motivato, che si esprime invece proprio a pochi metri da casa nostra, nelle nostre scuole per esempio. Allora noi questa mattina vogliamo anche dedicarci a questo aspetto, perché ovviamente porta con sé un interesse che per noi genitori, non soltanto cittadini, è estremamente sentito. E allora sono molto contenta di dare un ulteriore spazio a questo ambito con le mie prossime ospiti. Do il benvenuto a Francesca Neri, buongiorno. Buongiorno. Nora, chiedo scusa, Francesca Nora, benvenuta. Per il Centro Servizi Volontariato si occupa della progettazione che riguarda in modo particolare i giovani. Benvenuta anche a Susanna Corradi dell'associazione Città e Scuola. Buongiorno. E allora Francesca, partiamo proprio dai progetti che il mondo del volontariato della nostra provincia dedica proprio ai giovani che vengono soprattutto raggiunti all'interno delle scuole. Tanta attività che non nasce sicuramente negli ultimi tempi, si parla insomma ormai di un decennio di attività. Su che cosa si concentra e qual è il vostro punto di riferimento, insomma il vostro obiettivo principale quando appunto progettate, coordinate attività di volontariato destinato proprio ai più giovani? Sì, appunto come dicevi, il progetto è attivo sul territorio da più di 10 anni, nasce con l'obiettivo di far incontrare due mondi che per molto tempo sono stati un po' separati, cioè il mondo delle scuole superiori e il mondo del volontariato. Noi viviamo in un territorio che sul volontariato ha molte cose da dire e molte cose da trasmettere alle generazioni future, quindi questo progetto aveva come obiettivo primario, quando è nato, quello di far parlare i volontari e testimoniare la loro esperienza di vita ai giovani, per creare degli stimoli ai ragazzi, per incuriosirli e farli uscire dalla scuola e conoscere il territorio nel contesto del volontariato, fargli fare comunque le prime esperienze supportate con un tutoraggio da parte nostra dei volontari, fargli fare le prime esperienze di cittadinanza attiva e, certo, di appunto responsabilità nella propria comunità. Questo obiettivo l'abbiamo raggiunto, perché le scuole che aderiscono al progetto sono quasi praticamente tutte quelle della provincia. Io parlo di un progetto che è articolato e organizzato su tutti i distretti, sì, della provincia di Modena, quindi il progetto ha avuto successo, è stato riconosciuto nella sua valenza formativa e anche di orientamento alla vita, agli studi. Certo. Quindi in questi 10 anni abbiamo raggiunto decine di migliaia di studenti e all'incirca ogni anno ragazzi che decidono poi di fare delle esperienze concrete nelle realtà del terzo settore, organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, sono all'incirca 1500-2000 ragazzi, e sono numeri molto significativi. E ovviamente noi abbiamo, ogni territorio ha delle sue particolarità, perché le associazioni che promuovono il progetto a Modena non sono le stesse di Pavullo, certo, quindi ovviamente a Modena abbiamo più investito su delle attività di volontariato pomeridiane, 20-40 ore, che poi vengono riconosciute con dei crediti formativi. In territori invece che hanno una conformazione, un patrimonio culturale più legato alla protezione civile o a eventi legati alla natura, abbiamo da tempo, in collaborazione appunto con le associazioni di protezione civile, organizzato addirittura dei campi, mm-hmm, dove i ragazzi comunque in weekend intensivi si sperimentano anche sui temi legati all'emergenza del territorio. Certo. Quindi questo è un po' la base del progetto. Progetto che si chiama Cantieri Giovani, Cantieri Giovani, sì, e che insomma lo stiamo capendo proprio da quello che ci sta dicendo, insomma è mirato a coinvolgere i ragazzi in un primo esercizio di cittadinanza attiva, esatto, insomma il volontariato dunque non solo come prestazione del proprio tempo libero, della propria disponibilità, ma proprio come esercizio di un diritto che poi da adulti insomma fa parte del nostro vivere appunto collettivo e in comunità. Certo. E Susanna in modo particolare
particolare, tra l'altro da ex insegnante, si presta a attività di questo, in questo ambito, concentrando attraverso la propria associazione il proprio impegno nella fascia delle scuole medie, diciamo così. Sì. Perché avete scelto di indirizzare il vostro aiuto proprio in questa fascia e come lo fate? Noi abbiamo deciso di occuparci della scuola media, la nostra associazione che si chiama Città e Scuola è nata una decina d'anni fa, quest'anno dovremo festeggiare il decimo anno di attività e ci stiamo occupando dei ragazzi della scuola media perché abbiamo visto che è un'età piuttosto complicata, è un'età in cui incominciano a farsi le proprie idee, incominciano a staccarsi dai genitori, a voler fare delle esperienze per i fatti loro ed è anche un'età nella quale molto spesso la scuola non è in grado di offrire delle possibilità di recupero sulle attività scolastiche, certo, sulle loro difficoltà. E pertanto adesso che ci troviamo in un momento in cui la scuola sta perdendo delle risorse, ne ha perse tantissime nell'arco di questi anni, abbiamo proprio la necessità di occuparci specificatamente del disagio e della dispersione. Sì. E quindi è nata questa associazione che è in rete con tutte le scuole medie di Modena e si occupa appunto di fare delle attività per i ragazzi. Tra le attività che facciamo per i ragazzi ce n'è una che si chiama Compiti Insieme, nella quale coinvolgiamo i ragazzi della scuola superiore attraverso questo progetto con cui siamo, di cui siamo partner. E i ragazzi vengono e fanno delle loro attività con i bambini al pomeriggio, una o due volte alla settimana e li aiutano a fare i compiti. Li aiutano a fare i compiti ma soprattutto creano delle relazioni con loro. Perché è molto importante, soprattutto per i giovani, relazionarsi con gli altri, non solo attraverso i telefonini o il computer, che sta diventando uno dei pochi modi in cui comunicano. E in più abbiamo visto che l'educazione dei pari, lo stare con dei ragazzi un po' più grandi, che sono in grado di offrirti un modo diverso di imparare, ma sono anche un esempio del fatto che studiare poi non è questa cosa così brutta perché vengono e ti vengono a dare una mano, sia molto importante. E pertanto questa attività ha avuto un discreto successo quest'anno. Siamo riusciti a portare nelle scuole più di 80 ragazzi che hanno collaborato con i bambini al pomeriggio a fare i compiti. Anche perché, insomma, evidentemente anche in questa fascia d'età si esprime un desiderio, una necessità di essere coinvolti, no, in attività concrete di aiuto e di relazione. Cioè si sbaglia quando si pensa, insomma, che nella fascia più delicata della crescita di un individuo, insomma, si tenda piuttosto a ritagliarsi la propria autonomia, la propria solitudine, insomma, a isolarsi. Al contrario, invece, se giustamente spronati, i ragazzi reagiscono e danno veramente tantissimo di sé. E c'è un momento che tra l'altro è partito da pochissimo, un momento che si moltiplicherà in realtà in più occasioni anche molto diverse, ci si trova in cantiere ed è una sorta di programma attraverso il quale, con la partecipazione, insomma, delle realtà coinvolte, ci si pone anche in una condizione così di divulgazione della propria mission, della propria attività con chi, insomma, non ne fa immediatamente parte, no? C'è stata una prima occasione il 24 maggio, quindi pochissimi giorni fa, e c'è un calendario che prosegue poi fino a settembre. Di cosa si tratta, Francesca? Si tratta di narrare alla città quello che facciamo, perché è importante che i cittadini, genitori, associazioni, enti locali che ci sostengono ovviamente in questo calendario sappiano che i ragazzi non stanno solo a scuola, non stanno solo davanti al computer, ma ci sono tanti ragazzi impegnati che si rendono disponibili in tante associazioni, con gli anziani, con i più piccoli, nella peer education, e è un patrimonio collettivo che noi abbiamo e quindi abbiamo tentato, stiamo cercando di creare degli eventi diversi tra loro per creare proprio la cultura su questa e combattere un po' un pregiudizio sul fatto che i ragazzi non fanno niente, non sono impegnati e pensano solo a loro stessi. Non è vero. I ragazzi, se stimolati nei modi giusti e sostenuti con la giusta distanza, il loro impegno lo mettono a disposizione. Noi vorremmo appunto creare dei momenti proprio dove si fa della narrazione di queste cose. Mm.
poi non nego che all'interno di questi eventi noi ci poniamo anche un obiettivo di raccolta fondi. Chiaro. Perché le risorse a nostra disposizione stanno drammaticamente calando. Certo. E quindi noi in primo luogo vogliamo informare e poi chiedere anche ai cittadini nel loro piccolo di contribuire, in forme ovviamente piccole, anche con minime, un aperitivo solidale, esatto. con una gnoccata che abbiamo appena fatto. Che è andata molto bene. Sì. Quindi non chiedere tanto, però cominciare a essere partecipi anche di queste iniziative. E comunque anche il momento della donazione avviene all'interno di un momento di incontro, non viene dato semplicemente un codice fiscale e finisce lì, insomma si creano momenti di condivisione e di conoscenza nell'ambito dei quali insomma magari ognuno trova anche la propria disponibilità ad esserci. So che ci sono anche esperienze che Susanna ci può raccontare di ragazzi che sono così hanno trovato una propria espressione all'interno anche del mondo del volontariato, che può aggiungere qualche cosa. Ma a ciò ad che esempio stiamo mi dicendo. Viene in mente che l'altro giorno abbiamo fatto una riunione finale per discutere un po' su come era andata con i ragazzi delle superiori, e una ragazzina del liceo ha detto a me è sembrata una cosa davvero strana, perché quando io andavo alla scuola media non mi ero accorta che c'erano dei miei compagni in difficoltà e adesso mi rendo conto di tutto quello che invece non avevo visto prima. E questa è stata per me una grossa rivelazione, perché vedere che poi queste cose ricadono anche sul tuo passato e contribuiscono a crearti delle idee nuove è molto importante. Ma è molto importante anche, secondo me, al di là della nostra associazione, fare volontariato a quest'età. Io ho cominciato alla loro età ad andare in giro perché ne avevo bisogno, era una mia necessità personale. È molto importante, perché sono convinta che si cresca soltanto quando si smette di occuparsi di se stessi e si comincia a occuparsi del mondo intorno, e fare volontariato è uno dei modi più belli di occuparsi del mondo intorno. È vero, è proprio così, e tra l'altro insomma c'è da dire che anche nella riduzione generale delle risorse anche pubbliche destinate, insomma abbiamo detto alla scuola, alla fine insomma lo vediamo tutti, basta essere genitori o per sentito dire si ha l'immediato riscontro di questo, di pari passo c'è anche un aumento della richiesta o comunque dell'aspettativa, ad esempio attorno al mondo del volontariato, che va a colmare tutto quei servizi che diversamente rischierebbero di perdersi e sono ormai patrimonio nostro, insomma, è proprio così, vero Francesca? Esatto, infatti comunque noi cerchiamo di abbinare alla mission delle associazioni, come può essere quella di Città e Scuola, quella del sostegno dei compiti, anche a una mission trasversale che è quella dell'accoglienza. Sì. E tramite il progetto Cantieri Giovani cerchiamo comunque di offrire alle scuole dei percorsi studiati apposta per quei ragazzi in difficoltà che possono trovare nel volontariato un sostegno relazionale, un modo per sentirsi utili e rimotivarsi e rientrare comunque più fiduciosi nel contesto scolastico. E a questo progetto faccio riferimento in particolare al progetto degli stage in alternativa alla sospensione scolastica, che è un percorso che le scuole ci chiedono costantemente da 5 anni e l'ente locale, il Comune di Modena, ma anche gli altri enti locali sostengono, e proprio per questo ci ha dato spazio all'interno della Festa della Musica per fare questo aperitivo solidale abbinandolo a un evento culturale molto importante in Piazza Roma, dove ci sono i giovani che investono il loro tempo nel studiare la musica, nel creare comunque delle orchestre giovanili e le mettono a disposizione comunque per far conoscere un progetto che è sia per i ragazzi che vogliono spendersi nel volontariato, ma anche quei ragazzi che nel volontariato trovano un sostegno scolastico. Quindi credo che ci sia questa reciprocità, questo circuito virtuoso messo in campo dai ragazzi per i ragazzi, che va sicuramente messo come una
un bel esempio della nostra città. Assolutamente, dice qualcosa anche in anticipo su, speriamo, quelli che saranno i cittadini di domani, insomma, esatto, che sono anche i cittadini di oggi, sì, perché esatto, poi anche continuamente trasferire al futuro il ruolo dei giovani è sbagliato. Sì. Questo è un bellissimo modo invece per dare un ruolo oggi, una possibilità di ascolto, condivisione e relazione anche per loro, che è fondamentale. Allora, prossimo appuntamento con Ci si trova in cantiere, proprio questo a cui faceva adesso riferimento Francesca, con la festa della musica di Modena il prossimo 24 giugno a partire dalle ore 17 in Piazza Roma. Poi c'è un bellissimo calendario che, appunto, come dicevamo, accompagnerà l'estate modenese, non solo. Grazie per avercene parlato e buon lavoro naturalmente. Grazie. Grazie a voi.